Grazie Presidente. L'Egitto e l'Unione Europea si impegnano a promuovere la democrazia, le libertà fondamentali, i diritti umani come diritti costituzionali di tutti i loro cittadini. Parole scritte del partenariato UE-Egitto 2017-2020. Parole che risultano paradossali, amaramente surreali, pensando che nel territorio del nostro partner chiunque voglia indagare sui circa 378 casi di sparizioni forzate viene zittito brutalmente. Come dimostra il recente caso dell'avvocato della famiglia Regeni, Ibrahim Matwalli Hegazi, rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Tora. Gli sono stati tolti tutti i vestiti e il suo corpo è stato sottoposto a scosse elettriche. È in isolamento, senza energia elettrica, la cella è piena di spazzatura. Lo dice la Commissione egiziana per i diritti e la libertà, alla cui sede oggi l'autorità egiziana probabilmente metterà anche i sigilli. Rafforzare la cooperazione con l'Egitto è un'aspirazione che condividiamo. Ma non possiamo chiudere gli occhi né far tacere la nostra voce davanti al vergognoso silenzio sul sequestro, sulle torture e sulla morte di Giulio Regeni, un ragazzo italiano, un cittadino europeo. Non siamo e non saremo complici di una utilitaristica ipocrisia. E oggi, come sempre, chiediamo a gran voce verità e giustizia per Giulio Regeni. Thank you, Mr.